C'è i giocatori della squadra precedente sull'allenamento! Simuliamo tutto? Oddio, 0 di overall! Che bomba! Ragazzuoli, prima che cominci voglio rubarvi solamente 30 secondi per parlarvi di una cosa seria. Oggi, esattamente in questo momento, ragazzi, in cui è uscito il video, è uscito il mio primo video, ragazzi, sul mio nuovo canale dedicato ai vlog della vita studentesca, ragazzi. Un format che non ha mai portato nessuno in Italia a riassumere la vita di un universitario in modo, tra virgolette, con vlog editati bene e con effetti particolari. Quindi il video è appena uscito, ragazzi, il primo video è proprio la cena dello studente, diciamo, lo chiamiamo il pasto dello studente, con la sfida tra Just Eat contro Deliveroo a chi farà una gara a tempo e chi farà prima, ragazzi. Quindi andatevelo a vedere, finito questo video ovviamente, e poi vi lascio il link nella descrizione, lo troverete anche nei post del canale, volendo anche nelle schede qui sopra, adesso vedrò come fare. E inoltre, ragazzi, da lunedì incominceremo tutti i giorni le live streaming insieme a ZW Jackson dalle 19 alle 23. Quindi tenetevi pronti e buona visione. Prima che inizi, ragazzi, già mi sono allungato, quindi rispondete direttamente alla domanda del giorno per finire nella ciurma che è cascato il coso, il foglio, dopo lo raccolgo, ragazzi. E vi aggiungo, rispondere alla domanda del giorno che oggi è la seguente: qual è stata la prima squadra di Cristiano Ronaldo a livello professionistico? Sport di Lisbona, Manchester United o Real Madrid? Lasciate tantissimi pollicioni, proviamo ad arrivare a 2500 like oggi, raga. 2500 like ci stiamo, e detto questo, buona visione. E finalmente ci sono tornato per mostrarvi un bug davvero assurdo. Come potete vedere, siamo sulla carriera allenatore. Perché cosa è successo, raga? Di cosa tratta questo nuovo bug che tanto vi sto dicendo? Ebbene sì, perché lo scorso giorno, ragazzi, uno di voi su Instagram mi ha mandato un video di un nuovo bug che, come avrete letto dal titolo, porterebbe tutti i giocatori a rated 0. Ma adesso come dobbiamo fare per fare questo bug? Il ragazzo mi ha spiegato che praticamente lui si trovava in una squadra, ok, come stiamo facendo noi d'altronde, no? Eccoci qua. Cosa ha fatto? Ha programmato degli allenamenti, quindi facciamo per esempio due programmi, una sessione di allenamento, aggiungiamo, che ne so, mettiamo Milik, mettiamo il buonissimo, vabbè sì raga, c'ho le leggende, quindi c'ho tipo Pelé, queste cose così. Mettiamo il buonissimo Nas, perfetto per farlo crescere, mettiamo giocatori che non si ritirano ovviamente. Sì raga, abbiamo Maradona e Platini, lo so, non fate 500 commenti perché se vi siete persi il video dell'altro giorno andatelo a vedere che abbiamo fatto l'offerta qualsiasi challenge con le leggende. Abbiamo accettato tutte le offerte che ci arrivavano praticamente per le nostre leggende. Facciamo allenare anche il nostro Fabian Ruiz e infine facciamo allenare il portiere, ovvero Meret. Facciamo di... vabbè, facile, uguale. Ma infatti no, mettiamoli a tutti difficili. Ok, facciamoli allenare rapidamente e adesso dobbiamo fare una cosa particolare. Premendo il tasto Option, sessione allenamento programmato, perfetto. Aggiungiamo questa nuova sessione e chiamiamola 1 così a random. Quindi adesso cosa dovremo fare? Skipperemo un po' di partite e poi improvvisamente cambieremo squadra. Andremo sugli allenamenti e dovremmo avere già la sessione programmata e in teoria i giocatori dovrebbero tutti scendere a 0 di overall come il video che poi vi mostrerò tra poco. Allora, quindi skippiamo fino a, che ne so, tipo a metà novembre. Già dovremmo avere qualche offerta in teoria a metà novembre. Vediamo un po' cosa succede e ci vediamo lì. Ok ragazzacci, siamo finalmente giunti, finalmente, a novembre. Quindi cosa andremo a fare? Oh raga, ci siamo primi in campionato, ma che libidine. Andiamo a vedere se c'è qualche incarico che possiamo fare. Sembrerebbe esserci il Paris Saint Germain che ci vuole. Quindi no, non giocare niente, fermo. Minchia raga, abbiamo fatto 9 vittorie e un pareggio. Mostruosi. Ok, partita con doppietta di Unas, doppietta di Milik, così ragazzi, la libidine. Ok, partita di Champions raga con il Paris Saint Germain a caso, no, non ce ne possiamo, ah no, pensavo già mai essere mandato l'offerta, non ce ne possiamo andare in live così dal Napoli, ecco appunto. Ok, ce ne andiamo per andare subito al Paris Saint Germain dopo 10 giornate. Da venduto la società rifiuta, mamma mia raga, hashtag Vittorio Becchi e si arriva a questo punto del video, mamma mia, il nostro Vittorio Nazionale, minchia, ho già fatto il caricamento, wow. Eccoci qua, adesso a parte di pezzo giocheremo la prima partita contro il Napoli, ma non è quello che interessa a noi raga, perché andremo su allenamento, sessione programmata
Attenzione perché, però che sfiga, abbiamo un giocatore infortunato nella sessione programmata, vabbè. Cioè raga, no, guardate. What? Raga, c'ho i giocatori del Napoli sull'allenamento. Ma che state a dire? C'ho i giocatori della squadra precedente sull'allenamento. Simuliamo tutto. Oddio raga, ce l'abbiamo fatta. Tutti a zero di overall. Che bomba. Guardate, guardate. Oh mio Dio raga. Oh mio Dio. Quindi in teoria se adesso andassimo su trasferimenti, cerca giocatori, Milik dovrebbe avere 0 di overall in teoria. No raga. Raga, questo bug è assurdo. Questo bug è assurdo raga. Non ci sto a credere a quello che è successo. No raga, io sforzo, mi sorprendi sempre. No, però c'è 82 qui. Qui c'è 82 raga. Però guardate qui, sull'allenamento compare con 0 di overall. 0 di overall. Che bomba, che bomba che abbiamo creato raga. Spettacularis, spettacularis. Superiamo un attimo la partita con il Napoli e andiamo a rifare un altro allenamento. Oddio raga, che figo. Questa ragazzi è la carriera allenatore. Benvenuti nella carriera allenatore raga. Ah, dobbiamo aspettare ancora 3 giorni e fare l'allenamento. Che spettacolo raga, che spettacolo sto nuovo bug. Lo andiamo a rifare subito. Quindi se facessi col triangolo. Ah no, vedete, col triangolo non me lo mette. Però se metto sessione programmata. Eccola qua raga, sessione programmata. Mettiamo Mbappé tanto per. Mbappé, simuliamo tutto raga e continuiamo a allenare i giocatori del Napoli. Ma che sta a dire? E voglio vederli tutti tra 3, 2, 1, tada, 0 di overall tutti quanti. Che bello raga, che bello, che bello. Abbiamo creato il bug del secolo raga, questo è il millennium bug. Ve lo faccio rivedere, aspettate. Eccoli qua, Meret 0 di overall, Fabian 0 di overall, Unas 0 di overall, Milik 0 di overall. Ragazzi, anche oggi ce ne siamo davvero passati con questi bug. Abbiamo creato qualcosa di fenomenale, grazie mille che me l'avete mandato su Instagram. Speriamo, lasciate tutto in commento con scritto EA Sports fai qualcosa, perché questa carriera ragazzi la stiamo veramente perdendo. Quindi ragazzoli, questo video terminiamo qui, la risposta giusta alla domanda del giorno era la seguente. Cristiano Ronaldo, sua squadra prima professionista a livello intendo di caratura internazionale, è stato proprio lo Sporting Lisbona, raga, quando giocava in Portogallo CR7, prima di passare al Manchester United e poi infine di passare al Real Madrid e poi per passare a Juventus. Quindi ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, commento, iscrivetevi al canale ancora non l'avete fatto, come sempre qui da Buon Talox è tutto raga, Tintalox, Tink, differente, bella!